Cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, un mese di indagini, scoperto un chilo di eroina oltre a chetamina e cocaina, 5 le persone in manette e servizio. Erano due le opzioni di acquisto, la dose grande, la dose piccola, e molto spesso il cliente spingeva anche per avere il cosiddetto regalino, cioè un quantitativo supplementare di eroina a titolo gratuito. Oltre 70 cessioni al giorno documentate, a volte con tanto di omaggi per incentivare all'acquisto e fidelizzare i clienti, a portare alla luce l'esistenza di una fiorente e strutturata attività di spaccio gestita da 3 cittadini di origine nigeriana che controllavano le piazze dell'eroina sul territorio, in particolare nel quartiere di Saione, zona Campo di Marte, è stata la squadra mobile. Siamo riusciti a ricostruire un giro abbastanza imponente di sostanza stupefacente del tipo di eroina che condizionava in maniera abbastanza pesante il territorio di Arezzo. Le indagini erano partite lo scorso febbraio a seguito del decesso di un uomo scaricato in gravi condizioni di fronte all'ospedale San Donato, a stroncarlo probabilmente un overdose. Intercettazioni telefoniche, attività su strada e pedinamenti hanno portato a scoprire una vera e propria organizzazione. Ovvero un capo che riceveva le telefonate da parte degli acquirenti e poi due soggetti, sempre di etnia nigeriana, come il presunto capo, appunto, che effettuavano materialmente le cessioni su strada. Da qui le 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani regolari sul territorio e senza precedenti. Sono stati arrestati in flagranza poiché trovati in possesso di un considerevole quantitativo di stupefacente oltre a numerosi cellulari. A casa di questi soggetti abbiamo trovato un imponente quantitativo di eroina, complessivamente circa 1 chilo di eroina, oltre ad altre sostanze stupefacenti del tipo cocaina e chetamina. In manette è finito anche un altro cittadino di origini nordafricane, destinatario di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti. Ancora cronaca, ad appena 40 giorni di distanza, un nuovo colpo invece alla Nicole Preziosi di Anghiari. I dettagli nel servizio di Chiara Sadotti. Ancora un colpo messo a segno alla Nicole Preziosi, il secondo in appena 40 giorni. Era infatti il 12 aprile scorso quando l'azienda era stata presa d'assalto da una banda di ladri che in una manciata di minuti erano riusciti a portare via 300 kg d'argento. Questa notte una nuova incursione con modalità del tutto simili. L'allarme è scattato attorno alle 2:30 quando i malviventi sono riusciti a sfondare con un camioncino rubato anche questa volta a Città di Castello il portone blindato d'accesso. In appena 4 minuti hanno fatto razzia di argento e leghe utilizzate per lavorare il metallo prezioso. Non sarebbero invece state toccate le casseforti. Anche in questo caso la banda, per guadagnarsi la fuga, ha utilizzato 2 furgoni per bloccare la strada nel tentativo di ostacolare l'intervento della vigilanza privata e delle forze dell'ordine. La stazione dei carabinieri si trova solamente a qualche centinaio di metri dall'azienda presa d'assalto. Sono infatti arrivati sul posto in soli 5 minuti, ma della banda non c'era più nessuna traccia. I ladri sarebbero scappati a bordo di un'utilitaria scura, anch'essa rubata. Al vaglio degli investigatori adesso le immagini di video e sorveglianza della ditta e quelle presenti nella zona. In azione almeno 4-5 banditi, tutti a volto travisato. Non è escluso che dietro a 2 colpi possa esserci la stessa mano. E c'è stato un incidente ad Arezzo nel primo pomeriggio di oggi alla rotonda che collega via Petrarca, largo Martiri delle Foibe, via Porta Buia. È stato coinvolto un autobus di Autolinee Toscane ed un furgone fermo per le consegne che è stato scaraventato tra le piante che costeggiano via Petrarca. La corriera invece, dopo l'impatto, ha abbattuto la segnaletica a bordo strada, riportando danni ingenti alla carrozzeria anteriore e al parabrezza, andato in frantumi. Per fortuna non ci sono feriti gravi, anche se il conducente dell'autobus, che in quel momento non aveva passeggeri a bordo, è stato portato al San Donato per accertamenti. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca, i vigili del fuoco, la polizia municipale per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E si è aperto con la Marcia della Pace il Utopic Fest 2024, il festival di rondine Cittadella della Pace. Vediamo.
Dopo la marcia per la pace di 4.000 studenti e l'inaugurazione dell'Arena di Jannin, al via il cartellone culturale di Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine Cittadella della Pace, che giunto alla sua 8ª edizione, quest'anno riflette sul tema scommettere sulla fiducia, averla, riceverla, perderla e ritrovarla. Direttamente dalla sua Sicilia a Rondine è arrivato anche PIF, Pierfrancesco Di Liberto, tornato dopo 2 anni alla cittadella che aveva lanciato sulle onde radio e riprende la riflessione di allora. La cosa bella è che mi è capitato in passato, cioè, di conoscere una realtà attraverso la telecamera e poi tornarci senza telecamera. Devo dire che è una bella sensazione approfondire quello che hai gustato ormai 2 anni fa. Dei conflitti, la realtà, io credo che dovrei iscrivermi e stare 2-3 anni, forse anche 5, forse anche 10, perché io credo che di vivere il conflitto come una ricerca per la giustizia dentro di me. Quindi certe volte penso che il conflitto sia necessario, però insomma pongo questo, ecco, metto sul piatto questa mia sensazione, questo mio modo di vivere il conflitto. Nel pomeriggio anche il panel Le sfide della scuola nell'epoca digitale, tra realtà e virtuale, digitali e analogico, tradizionale e innovativo. È ben detto sfide, perché è sicuramente la scuola quella che deve assumersi la responsabilità, l'impegno di una sfida, e le sfide vanno sempre prese per quelle che sono, e quindi mettersi in gioco. Non è detto che si vinca una sfida, ma non è detto nemmeno che si perda. Va giocata. In questo momento siamo in una fase in cui non conosciamo l'intelligenza artificiale, in cui siamo veramente ancora agli antipodi, riusciamo solo a intuire di cosa stiamo parlando. Alla scuola il compito sicuramente è di cavalcare l'onda e di non farsi invece sommergere dall'onda, e quindi abbiamo bisogno di un esercito, come avrebbe detto Gesualdo Bufalino nei confronti della mafia, un esercito di maestri per combattere la mafia. Oggi abbiamo bisogno di un esercito di maestri che sappia accompagnare questa sfida verso l'intelligenza artificiale, verso un nuovo modo di essere digitali. E adesso parliamo di sanità. Sono decine i turni scoperti negli ospedali della provincia di Arezzo, una situazione particolarmente difficile che è destinata a peggiorare nelle prossime settimane con l'inizio delle ferie estive. A lanciare l'allarme è Claudio Culurrà, il segretario nazionale del NURSIND, il sindacato delle professioni infermieristiche. Difficoltà dovute non solo alla mancanza ormai cronica di personale che affligge tutta la regione, ma anche una carenza di organizzazione e di programmazione. Nonostante le rassicurazioni dell'azienda e l'invio di qualche unità last minute, prosegue Culurrà, il Valdarno e la provincia di Arezzo soffrono di una scarsità di infermieri e di OSS, al punto che in più occasioni agli infermieri in servizio all'ospedale del Casentino è stato chiesto di espletare mansioni proprie degli OSS, per non parlare poi del pronto soccorso della Fratta di Cortona, che vive una cronica situazione di difficoltà. Problemi importanti anche in Valtiberina, dove NURSIND segnala di infermieri del pronto soccorso assegnati temporaneamente alla medicina, con un mix considerato rischioso tra assistenza acuta e cronica. La preoccupazione del segretario territoriale del NURSIND va soprattutto alle prossime settimane, con l'approssimarsi della stagione estiva e della turnazione delle ferie. E adesso parliamo di un appuntamento musicale in Val di Chiana, successo di pubblico per l'appuntamento con il concerto del Cortona Comics allo stadio comunale della città etrusca. Sul palco ben 3 artisti, Clara, Achille Lauro e Alfa. Ripercorriamo alcuni momenti della serata in questo servizio. Tanti giovani, giovanissimi e famiglie, la formula musicale del Cortona Comics torna a convincere, confermandosi un momento trascinante del festival. Oltre 6.000 le presenze. Sul palco le 3 star attese, Clara, Achille Lauro e Alfa. Un appuntamento partito sin dal pomeriggio e che è andato avanti fino a tardanotte. È stata Clara ad aprire la serata di musica dal vivo. L'autrice del successo sanremese Diamanti Grezzi ha ricevuto il tributo del pubblico, soprattutto di giovanissimi che la conoscono e apprezzano come volto noto della fortunata serie televisiva Mare Fuori. Sono cresciuta più ed ero piccola,
La palla è poi passata ad Achille Lauro, che ha portato sul palco l'anteprima di Summerfest, A Rave Before l'Iliade. Sempre alternativo e controcorrente, Lauro ha intrattenuto il suo pubblico con lo show con cui quest'estate girerà in lungo e in largo l'Italia. Com'è? Malandri! Ciao, 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 solo quasi allo scoccare della mezzanotte è arrivato sul palcoscenico l'altra guest star dei giovanissimi, Alfa. Al Comics è andata in scena la tappa del suo tour Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Forse ti volterai, mentre tu te ne andrai con un pezzo di me. E poche ore prima del concerto il cantautore Alfa ha fatto anche una bella passeggiata nel centro storico di Cortona all'interno del Cortona Comics e ha incontrato gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio. Vediamo. Benvenuto a Cortona, Cortona Comics. Cosa ti ha colpito di questi ragazzi? Ma sono, hanno una grande energia, poi in realtà siamo molto vicini d'età, quindi mi emoziona insomma parlare con loro e scambiarci opinioni. Un'ora di chiacchierata a cuore aperto, quella che il cantautore Alfa al secolo Andrea De Filippi ha dedicato prima del concerto serale ai ragazzi delle scuole superiori e medie di Cortona, selezionate per l'occasione dagli organizzatori del Cortona Comics. Centro Sant'Agostino gremitissimo ed entusiasta. Tantissime le domande rivolte al cantante, guest star, insieme agli altri artisti, del partecipatissimo concerto musicale legato al Festival del Fumetto. Dalle sue fonti di ispirazione al suo periodo giovanile vittima del bullismo, fino al suo rapporto con la musica e ai suoi idoli ispiratori. Inevitabile e sentito il riferimento al cantautore Lorenzo Cherubini, che alla fine, peraltro, non si è presentato, come sperato da tanti fan, sul palcoscenico del Cortona Comics, trovandosi all'estero con la sua famiglia. Avevo 5 anni, a Genova suonava questo palazzetto, è stato il mio primo concerto, mi sono fatto per i genitori, sono rimasto folgorato dalla sua energia, dal suo modo proprio di cantare, di vedersi la musica, questa che per sfondo del telefono c'è un suo messaggio, ma certo. Sento una cosa per farti capire. Possiamo sapere che c'è scritto? Ha scritto avanti tutta, goditi tutto, te lo meriti e resta fedele alla musica e significazione che ha. Dal palcoscenico di Sant'Agostino, il cantautore, parlando della sua generazione e di quella dei suoi giovanissimi interlocutori, ha cercato di spingerli a sganciarsi dal mondo dei social. Al termine dell'incontro, gli organizzatori capitanati da Domenico Monteforte lo hanno omaggiato di alcuni gadget, oltre ad una caricatura appositamente realizzata dal fumettista Umberto Sacchelli, autore anche delle mascotte della manifestazione. Il Festival del Fumetto riaprirà le porte al pubblico domani, con un'altra 2 giorni da non perdere. Fra gli ospiti ci saranno anche alcune firme del fumetto americano, ma sarà presente anche il mondo del fumetto prettamente di scuola italiana. Adesso spostiamoci a Castiglion Fiorentino, giunge alla 10ª edizione il Castiglione Film Festival, la manifestazione che ormai da 10 anni accende i riflettori sul cinema. Vanessa Scalera, Milena Vukotic, Ubaldo Pantani e Simone Annichiarico sono gli attesi protagonisti di questa edizione che si prepara a diventare una 5 giorni in cui i giovani registi e grandi artisti si alterneranno sul palco per presentare pellicole di grande spessore culturale. Il via il 24 luglio alle 21, quando a salire sul palco sarà Michele Moscatelli, il giovane regista che per la seconda volta nella sua carriera ha scelto Castiglion Fiorentino come set per il suo film. E torniamo ad Arezzo. Da domani un raduno internazionale per il Dandies Day di Arezzo. L'avvio è domani in concomitanza proprio con la fiera antiquaria. Vediamo.
Dandy Days, maestri dell'eleganza per le vie del centro, da raduno nazionale passato e internazionale, tantissimi volti noti del piccolo schermo arriveranno ad Arezzo per visitare la bellissima città, la Fiera Antiquaria, con i loro tesori. Ci stiamo allargando alla Spagna, dal Belgio e dall'Inghilterra, e tutti per solidarietà nei confronti di Casa Tevenin. Ad Arezzo i maestri di eleganza da tutta Europa. I Dandy Days sono infatti pronti a tagliare il nastro dell'ottava edizione di scena il 1 e il 2 giugno in concomitanza con la 56esima edizione della Fiera Antiquaria. Arricchiscono l'edizione della Fiera che già, essendo la Fiera del Compleanno, viene come dire infiorettata da parte della Fondazione. È una Fiera che ci auguriamo con molte presenze e i Dandy saranno una parte portante di questa edizione con tutte le manifestazioni che hanno messo in scaletta. E gli eventi in cartello sono il primo concorso d'eleganza automobilistico d'epoca, la scuola di ballo swing al Prato di Arezzo per arrivare alla défilé nel sagrato del Duomo di Arezzo con artisti provenienti da tutta Europa. Noi anche come provincia abbiamo visto bene di concedere gli spazi dell'Atrio e di Galleria di Casoli, perché il fenomeno Dandy non è solo qualcosa di eleganza a sé stante, ma c'è un mondo di produzione, di artigianalità che sicuramente rende onore anche alla storia artigiana della nostra città. Anche quest'anno l'evento rinnova il suo scopo benefico, i fondi raccolti saranno destinati a Casa Tevenin, che accoglie bambini con problemi familiari, difficoltà scolastiche e ragazze madri in situazioni di disagio. Questa volta lo dedichiamo a quattro nuovi appartamenti che realizzeremo a brevissimo, sempre in via Sassoverde, accanto alla nostra sede istituzionale, dove saranno ospiti le donne in situazione di disagio, donne vittime di violenza, quindi è un impegno importante sia come fondazione, ma che ha bisogno di tanti piccoli contributi, e questo, tolgo anche la parola piccoli, perché è un bel contributo. Adesso passiamo alla pagina sportiva, apriamo parlando di basket, perché la scuola basket Arezzo comunica che Alessio Fioravanti sarà il nuovo allenatore della prima squadra della scuola basket Arezzo, che parteciperà al campionato di serie B 2024-2025, oltre ad allenare anche un gruppo del settore giovanile. Fioravanti, toscano di Livorno, dopo essere cresciuto nel Don Bosco, affronta le prime esperienze da tecnico a Viareggio e Lucca, prima di approdare all'USA Empoli, dove è stato anche capo allenatore in serie B. Poi le esperienze con il Domodossola, dove ha conquistato la promozione, e con il Pirates Cagliari. A seguire è stato anche il prima responsabile del settore giovanile di Palestrina, poi di Basket Bergamo 2014. Il ritorno con i senior avviene a Ponte San Giovanni, dove guida per due stagioni i Valle Ceppi, prima dell'approdo agli Amatori Pescara, dove lo scorso anno ha ottenuto il sesto posto al termine della stagione regolare, sfiorando poi l'accesso ai playoff nella seconda fase. E poi parliamo ancora di box, perché si allunga il palmarès dei campioni originari di Castiglion Fiorentino. L'ultimo in ordine di tempo è Alessandro Pantini, che domenica scorsa a Roma si è aggiudicato la vittoria al campionato nazionale di boxing EPS. Dopo due round agguerritissimi, i giudici hanno decretato la vittoria al giovane castiglionese per come aveva gestito l'incontro e per non essere mai stato sopraffatto dall'avversario. Alessandro oggi ha 23 anni, ha iniziato la sua carriera sportiva a 14 anni, quando ha seguito le orme di suo cugino Daniele, frequentando prima una palestra castiglionese, seguendo le lezioni di box, e poi andando ad Arezzo per specializzarsi ulteriormente nella disciplina sportiva. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.